Андрей Акимов, вам слово. Ну, я, во-первых, начну не с того, с чего хотел начинать, потому что... Beh, intanto volevo iniziare dicendo che, sinceramente, sono veramente piacevolmente stupito dello splendido intervento del professor Bazzoli, perché gli argomenti che gli ha toccato sono estremamente importanti ed attuali, sia per la società russa che per i politici russi e per gli imprenditori russi. Sono delle tesi splendide e vorrei proseguire la ponderazione, diciamo, il ragionamento su, e il dialogo quindi su questi argomenti. La cosa che mi ha particolarmente stupito nei miei recenti contatti con i banchieri italiani, ho sentito sempre con sorpresa per me un eco di quelle tesi che adesso ho sentito per bocca del professor Bazzoli. Voglio sottolineare ancora una volta che avere delle deduzioni che abbiano un minimo di senso, appunto se uno li vuole estrapolare da quello che diceva il professor Bazzoli, ebbene queste tesi avranno un'enorme influenza sull'ulteriore sviluppo del mondo, delle relazioni reciproche nel mondo, tra gli stati, e quindi voglio ringraziare ancora una volta il professor Bazzoli. Voglio approfittare dell'occasione per ringraziare anche tutti i presenti per la loro partecipazione attiva al forum, esprimere una particolare riconoscenza a Banca Intesa San Paolo, che è stata iniziatrice dell'organizzazione di questo forum, che ormai si sta trasformando in una piattaforma molto imponente, solida, di interazione. E soprattutto voglio ringraziare il signor Antonio Fallico, che mi pare che possa convincere una statua a parlare e danzare. Io detesto intervenire pubblicamente, tuttavia oggi il signor Fallico oggi è riuscito a convincermi a intervenire. Perché gli argomenti che oggi qui vengono dibattuti, sia teoricamente che praticamente, sono estremamente attuali? Come dirigente di banca, io praticamente quotidianamente devo scontrarmi con questioni dell'introduzione delle innovazioni, della modernizzazione, stabilire quali sforzi vadano profusi in questi processi, come distribuire le risorse a disposizione. E, insomma, detto in parole semplici, è sulla nostra pellaccia, quindi sulla pratica, che abbiamo sentito tutti i problemi legati innanzitutto allo sviluppo tecnologico, alla immissione, introduzione della nostra politica bancaria nello sviluppo dell'economia e della società. Voglio dire brevemente che qui in sala sono presenti i miei colleghi, che sono dei gran specialisti nelle teorie appunto dell'innovazione e della modernizzazione, e ieri mi pare di capire è intervenuto con grande successo qui il signor Makov, che è un dirigente del nostro gruppo industriale. È qui presente la signora Trofimova, anch'essa è una gran specialista sia nella teoria che nella pratica, che sia dei mercati finanziari che dei problemi dell'innovazione. Il signor Scribot, che è il rappresentante del nostro blocco
innovativo. Insomma, per non rubarvi troppo tempo, voglio solo dire che tutti i colleghi sono estremamente aperti, pronti a un dialogo costruttivo con tutte quelle società e banche che sono qui presenti. E realmente, poi ci ritornerò più tardi, come ci immaginiamo questa interazione nel campo delle innovazioni. Poco tempo fa è stato invitato a Mosca un noto specialista delle innovazioni che è consigliere di molte organizzazioni europee, dell'America settentrionale, proprio appunto sull'innovazione e la modernizzazione. E gli hanno chiesto di svolgere una lezione per i funzionari russi su come introdurre le innovazioni, come sviluppare i processi di modernizzazione. E per sua stessa ammissione, durante l'intervista al giornale russo Rossiyskaya Gazeta, uno dei giornali russi, lui stesso ha ammesso che ha pensato a lungo di come spiegare, esplicitare il proprio pensiero, ed è giunto alla conclusione che il sistema migliore sia quello di metterlo come sotto forma di concerto jazz, dove lui ha partecipato in prima persona proprio come esecutore, come strumentista. Non è un approccio standard, è molto originale, ma appunto la sostanza del processo dell'innovazione consiste nell'approccio non standard, in una visione dinamica non standard della realtà e nella capacità di mettere insieme i vari elementi partecipanti, i player di questo processo, che spesso portano il pensiero nelle direzioni più disparate e tuttavia messe poi tutte insieme diventano un risultato logico e sempre appunto in forma di concerto jazz. Il signor Cao, di cui appunto stavo parlando, ha trovato un parallelismo quando tutti eseguono la stessa cosa, ma ciascuno a modo suo, in maniera creativa, e nell'insieme invece ne esce fuori una cosa armoniosa e assolutamente accettabile per l'umanità. Ecco perché ho detto che nella nostra pratica, sulla nostra pellaccia, abbiamo sentito qual è il problema dell'introduzione della modernizzazione delle innovazioni nel mondo contemporaneo. La Gazprom Bank ha un cluster potentissimo che comprende le aziende che producono reattori nucleari per centrali elettriche, che producono reattori pesanti, super pesanti per l'industria chimica, petrolifera, della lavorazione del petrolio. Praticamente negli ultimi anni, partendo da zero, siamo riusciti a ricostruire la produzione delle trivelle da perforazione, le cui competenze, le cui nozioni erano state dissipate nel corso degli ultimi 20 anni. Cioè, quotidianamente, oltre alle difficoltà oggettive quotidiane, noi ci scontravamo con la necessità di introdurre le innovazioni, di modernizzare la produzione, di spendere, posso dire, enormi risorse monetarie, cercare una base, e intendo una base tecnico-scientifica e di progettisti per appunto sviluppare il settore, e oggi sia da soli,
sia in collaborazione con partner stranieri, soprattutto con tutta una serie di società italiane, siamo riusciti a raggiungere risultati notevoli, risultati ben evidenti. Voglio sottolineare ancora una volta che uno dei fattori principali di questo sviluppo di successo è stato il fatto che siamo riusciti a trovare una direzione dinamica, professionale molto attiva. E il signor Makov è il dirigente del nostro blocco industriale e, tenuto conto dell'esperienza che egli ha accumulato, la sua prassi e la sua oltretutto preparazione teorica splendida, potrà diventare un degno interlocutore per molti di voi. Posso raccontare tantissime cose sul fatto che quegli indirizzi che noi sviluppiamo hanno un potenziale enorme da un punto di vista di mercato, di volume di mercato. Il solo indirizzo dello sviluppo delle risorse energetiche nell'Artico richiede enormi investimenti per la costruzione delle infrastrutture, delle piattaforme, richiede enormi investimenti per la sicurezza e per l'ulteriore sviluppo di questo indirizzo dal punto di vista dell'ecologia. E noi, basandoci sull'esperienza di collaborazione e cooperazione con le società italiane e di una serie di altri paesi, siamo giunti alla conclusione che dobbiamo essere aperti, e non solo aperti passivamente, ma attivamente, aperti alla cooperazione con i nostri partner attraverso la creazione di fondi venture sulla base dei quali noi creeremo dei centri di ricerca scientifica e dove quindi investire non solo le nostre possibilità intellettuali ma anche dei mezzi valutari imponenti, considerevoli. Abbiamo un'ottima esperienza di cooperazione con la Nuova Opinione e con la loro società filiale General Electric. Abbiamo deciso di fare grandi investimenti di grandi proporzioni per sviluppare la base tecnico-scientifica insieme e investendo appunto questi mezzi valutari voglio ancora una volta sottolineare per i nostri partner che non vogliamo semplicemente riscrivere, cioè copiare le tecnologie in maniera passiva, utilizzare le esperienze accumulate dai nostri partner, ma vogliamo partecipare attivamente al processo di sviluppo, di innovazione e di modernizzazione. Ci sono ancora molti argomenti che vorrei toccare. Oggi è stato menzionato il nostro fondo comune con Banca Intesa San Paolo, il fondo degli investimenti diretti. Ma quello che è importante sottolineare è che abbiamo percepito l'attività creativa dei nostri partner di Banca Intesa, abbiamo sentito la responsabilità e il desiderio di sviluppare il business nonostante che molti partner, come vediamo, sono eccessivamente preoccupati da lotte concrete o dalla digestione della situazione finanziaria, della crisi, e sempre appunto in collaborazione con la banca. Abbiamo avuto una grande impressione positiva dal punto di vista di movimenti in avanti e questo si traduce, si esprime in progetti che sono attualmente al vaglio e confidiamo che entro la fine dell'anno riusciremo a arrivare alla decisione comune di
investire in 3 progetti concreti che riguardano gli interessi concreti di società russe e italiane. E io adesso lo sto menzionando anche perché per sottolineare il nostro essere pronti alla cooperazione, la nostra assolutamente tolleranza in questo senso verso i partner, il nostro desiderio di sviluppare attivamente la cooperazione. Volevo ringraziare ancora una volta tutti i presenti, il professor Bazzoli. Ritengo che gli argomenti che egli ha toccato debbano diventare necessariamente oggetto di ulteriore approfondimento. E penso di aver terminato. Grazie.